Abbiamo appena presentato ad Ecomondo l'Atlante delle ferrovie dismesse. È un documento prodotto dal gruppo delle ferrovie dello Stato di ferrovie non più in utilizzo, ma di grande interesse dal punto di vista paesaggistico, turistico-culturale e anche della viabilità. L'Atlante fa la fotografia delle ferrovie dismesse e del territorio circostante, segnalando anche la presenza di caselli e fabbricati che sono utilizzabili sempre a scopi turistici o in generale a riuso a favore del territorio. L'obiettivo dell'Atlante è di mettere a conoscenza le amministrazioni locali, oltre che le amministrazioni centrali, dell'esistenza di queste potenzialità nei vari territori che possono essere utilizzate a vari scopi. Un utilizzo, ad esempio, è quello di trasformazione di queste sedimi ferroviari in piste ciclopedonali. Un esempio importante di questo è ciò che è stato realizzato già da diversi anni nella Riviera dei Fiori, tra la stazione, la località di San Lorenzo ed Ospedaletti. Il vecchio sedime ferroviario della ferrovia dismessa è stato trasformato in una bellissima pista ciclabile e pedonale a picco sul mare, quindi con una valenza anche paesaggistica molto importante. Un altro riutilizzo assai significativo del patrimonio dismesso è quello delle stazioni. Di recente è stato inaugurato un ex deposito ferroviario nella stazione di Potenza, ceduto in comodato d'uso da RFI a Lega Ambiente, che lo ha completamente ristrutturato in modalità totalmente ecosostenibile e lo ha messo a disposizione del territorio per la esposizione e vendita di prodotti locali.